Marco Varisco, sono figlio e nipote di maestri d'arte, quindi sono la terza generazione. Siamo all'interno di questo laboratorio artistico di incisioni, intaglio e molatura. Per chi dovesse entrare in questa bottega respiraria di tradizioni. Io ho imparato da mio nonno quando avevo 8 anni, ho cominciato a vedere le movenze di mio nonno per dopo continuare con l'insegnamento di mio papà. E noi qui all'interno di questo laboratorio produciamo e incidiamo qualsiasi tipo di lavorazione, da stemmi nobiliari o qualsiasi tipo di disegno che il cliente può anche richiedere. La lavorazione si distingue in 3 fasi, l'intaglio, l'incisione e la molatura. Si adoperano delle mole che sono delle ruote in pietra naturali e l'occidatura sempre a mano e si lavora sempre al contrario, nel senso che si ha sempre l'oggetto in mano, si deve muovere l'oggetto per creare il disegno. Per fare un esempio è come se un pittore tenesse il pennello fermo e muovesse la tela per poter eseguire il disegno. Dalla 3ª fase, che è la molatura, quindi intaglio, incisione e molatura, ho da poco creato la scomposizione, che proprio è il taglio e la ricomposizione di questi oggetti. Io l'ho richiamata come scomposizione per avere proprio un qualcosa di innovativo. Le motivazioni che mi hanno fatto prendere la decisione di fare questo lavoro non ci sono, perché credo di essere nato con questa passione che adesso e tuttora cerco di portare avanti con grande orgoglio. La cosa che mi fa piacere è che di aver lavorato a fianco a mio nonno e mio papà nello stesso tempo, quindi io avevo 15 anni, mio nonno aveva 65 anni circa e mio papà di conseguenza 50, abbiamo lavorato assieme, e questo, pensandoci adesso che mio nonno non c'è più, è un qualcosa che mi rimane sempre nel cuore. Abbiamo creato delle opere, possiamo dire forse per i grandi della terra, perché dai presidenti degli stati americani, giocatori dell'NBA e qualsiasi altri trofei come la Coppa del Mondo di sci che abbiamo fatto per 5 anni, del biathlon. Per noi è veramente un estremo orgoglio poter portare le nostre opere, la nostra firma all'estero con sincera sensibilità, che noi effettivamente da così piccoli poter essere messi in evidenza in questi mondi che per noi erano sconosciuti fino a poco tempo fa. Tutti i clienti sono uguali e di conseguenza l'opera per me deve essere fatta allo stesso modo, che sia il capo di Stato Maggiore, che il presidente di uno Stato o il cliente che abita qui a fianco.